Amici di AAJTV, anche stasera siamo presso il villaggio Marlusa a Marina di Sibari per seguire la seconda serata della rassegna cinematografica delle Notti dello Statere. Abbiamo il piacere di avere qui ai nostri microfoni la bravissima attrice giovanissima romana Greta Scarano. Allora, inizio subito chiedendoti, nonostante la tua giovane età, hai un curriculum di tutto rispetto. Diciamo, ultimamente ti abbiamo vista impegnata nella fiction, nella serie TV Squadra Antimafia Palermo Oggi e in passato anche in RIS, Delitto Imperfetto. Ovviamente ruoli di donne di forte personalità. Quanto è difficile interpretare questi ruoli? Ma ogni ruolo ha chiaramente le sue difficoltà. Io cerco di impegnarmi ogni volta al massimo, però devo dire che spesso mi capita di interpretare donne che hanno una personalità piuttosto definita, forte, che hanno caratteri decisi, e quindi anch'io un po' nella vita sono così, mi prendo tutto quello che voglio. Perfetto. Dato che sei giovanissima, appunto, mi piace ribadirlo, ad un certo punto avrai notato il sopraggiungere della notorietà. Hai notato proprio il momento preciso? E se sì, c'è qualche aneddoto curioso che riguarda anche qualche tuo fan un po' più invadente ad un certo punto? In realtà i primi approcci alla fama, tra virgolette, risalgono a quando facevo Un Posto al Sole, perché quando fai Un Posto al Sole a Napoli comunque diventi parte di Napoli, sei amatissimo e le persone ti riconoscono, ti salutano, ti abbracciano, ti baciano. Una volta mi è capitato un ragazzo che voleva fotografarmi i piedi, quindi sì, lo so. Benissimo, cerchiamo di andare avanti dopo questa affermazione. Una domanda un po' più seria: come hai visto, il tema della rassegna è quello della violenza sulle donne, un tema particolarmente sentito soprattutto in zona, a quanto hai potuto notare. Un tuo pensiero su questa, diciamo, problematica? Beh, innanzitutto ringrazio anche voi e questa manifestazione per porre l'accento su una tematica così veramente dolorosa per la nostra società. Vorrei che ci fosse più attenzione a questo tema, però vedo che piano piano si sta aumentando, i riflettori vengono accesi anche su un tema così difficile da trattare. E vorrei che ci fosse un'istituzione nazionale che divulghi i dati che riguardano i femminicidi in Italia, cosa che c'è nei paesi più sviluppati del nostro, come la Francia, la Svizzera. Loro hanno un'istituzione statale che elenca esattamente tutti i casi, le donne che sono state uccise, maltrattate, affinché questi dati siano pubblici e che tutti li possano conoscere. E poi ci vorrebbero pene più severe per la violenza sulle donne, e ci vorrebbe più attenzione alla prevenzione. Dovrebbero sorgere dei centri di ascolto, le donne dovrebbero essere più protette, perché non è possibile questa cosa, non se ne può più. Un bel messaggio. Infine ti lascio chiedendoti, ovviamente, per quanto riguarda i tuoi progetti futuri, ecco, come e quando possiamo rivederti? Ci sarà la nuova serie di Squadra Antimafia che andrà in onda alla fine di, credo, settembre, insomma ottobre, e poi forse un progetto cinematografico, però ancora non ho firmato il contratto, quindi non posso parlare. E poi altra TV, anche qui però è tutto da definire. Va benissimo, ti ringraziamo e ti auguriamo un in bocca al lupo per la tua carriera. Crepi, grazie. Siamo in compagnia del giovanissimo attore napoletano Gianluca Di Gennaro. Allora, nonostante la tua giovane età, un curriculum di tutto rispetto, hai iniziato, come si è detto nel corso della serata, addirittura a 11 anni. E, ovviamente le tue ultime partecipazioni in TV, diciamo che ti hanno reso ancora più noto al grande pubblico, sono state per quanto riguarda la serie TV Il Clan dei Camorristi e Come un Delfino. Allora, quello che volevo chiederti, traspare sempre questa tua forte origine napoletana, comunque di ragazzo del sud,
Quanto ha contato nel corso della tua vita questo dato, diciamo, questa tua origine? No, ma sicuramente parecchio, molto. Il discorso, no, è che fondamentalmente sono anche in un certo senso fiero di farlo e di portare appunto la mia città, di poter raccontare della mia città, quindi può soltanto farmi piacere interpretare ruoli appunto che raccontano della mia città e che possano far capire determinate cose riguardanti comunque la mia città. Rimaniamo in tema di sud, siamo un po' monotoni noi, come puoi vedere. Allora, secondo te è più difficile per un ragazzo del sud potersi affermare nel mondo del cinema e della TV? No, assolutamente. Ovviamente noi, ma come quelli del nord, nello stesso modo, abbiamo questa forte cadenza, magari si può sentire molto, ed è difficile uscire da un determinato tipo di ruolo, appunto perché diventa una caratteristica abbastanza forte, però riuscire ad uscire, non sciogli lingua, però uscire appunto da questo cliché non è abbastanza facile, ma con un minimo di impegno ci si può riuscire tranquillamente. Sud spesso sinonimo, come hai detto anche nel corso della serata, di criminalità, che purtroppo anche a voi personaggi televisivi, sempre meridionali, a volte sta molto stretto, diciamo. Il sud dovrebbe essere anche altro. Certo, lo è, fondamentalmente lo è. Il discorso è che ovviamente si tende soprattutto a fare film di denuncia, quindi come questo, Il Clan dei Camorristi, come tanti altri ed altri che ne usciranno ancora. Si tende a denunciare, appunto a far capire magari a quelli che del nord non lo sanno come lo sappiamo noi, non vivono la nostra realtà, di conseguenza cerchiamo semplicemente di farlo capire anche a loro. Perfetto, ultima domanda, ovviamente ti chiedo per quanto riguarda i tuoi progetti futuri, come e quando possiamo rivederti? A breve, a fine settembre, inizio ottobre, dovrebbe uscire questa fiction per la Rai con Beppe Fiorello, dove io interpreto appunto un ruolo sempre campano, napoletano, di questo ragazzo che parte da Scampia, ed è la storia di Gianni e Pino Maddalone, padre e figlio, e finché poi non arriveranno a vincere addirittura le Olimpiadi a Sydney nel 2000, quindi è una bella storia avvincente che parla della mia città. Grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, Grepi.